Menina bonita que foi para o mar. Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá. Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá. Torna in onda questa notte Tropici di Gianni Amico, un film che per chi segue Fuor Orario in questi 35 anni è andato in onda davvero tante volte, l'ultima 3 anni fa con il ciclo Saudade di Gianni Amico. E questa volta è un Tropici in una versione mai vista in televisione, finalmente nella sua lingua originale, quindi una doppia lingua, in italiano per le parti documentarie, mentre in portoghese e brasiliano per tutta la parte fiction, per tutta la storia della famiglia che si sposta nel nord-est brasiliano alla ricerca di un lavoro. E questo film, che è il primo film prodotto dalla Rai, come abbiamo avuto più volte modo di dire, 3 anni fa intervistammo Roberto Perpignani, montatore di questo film, nonché uno dei massimi montatori del cinema italiano, soprattutto del nuovo cinema italiano, quello di cui Gianni Amico è un po' il capostipite. Abbiamo detto più volte che la figura di Gianni Amico è una figura che va oltre quella del regista di cinema e televisione, è stato organizzatore culturale di festival, ha scritto, ha veramente portato in Italia la musica brasiliana. È un cineasta dei due mondi e Tropici è davvero il film che rappresenta questo suo essere cineasta italiano quanto cineasta brasiliano. Il film che state per vedere viene considerato una pietra miliare del cinema nuovo brasiliano. Proprio in questi giorni a Pesaro Giulio Bressane, che avete visto fino alla notte scorsa in queste ultime 4 puntate di Fuor Orario, raccontava la prima volta a Pesaro in cui è venuto insieme a Paolo Cesar Saraceni ed è stato proprio Gianni Amico ad accoglierli a Roma e portarli a Pesaro. Lui presentava nel 68 Cara a Cara. Ecco, tornare su Gianni Amico per noi e tornare anche su quella che è la nostra stessa visione del cinema, un cinema appunto nuovo nel senso che non si accontenta delle forme standardizzate ma prova ogni volta a cercare, a creare un linguaggio proprio. La scia di Tropici nasce direttamente da Roberto Rossellini, Gianni Amico, lo montiamo tante volte, è la persona che in Prima della Rivoluzione di Bernardo Bertolucci, di cui è stato co-sceneggiatore, ripete che non si può vivere senza Hitchcock e Rossellini. Bene, Tropici nasce proprio dall'esperienza e dalla conoscenza dell'opera di Roberto Rossellini da parte di Gianni Amico, che era stato anche assistente alla regia su Era notte a Roma e aveva seguito il manifesto del cinema didattico che nel 65 viene presentato a Venezia da Rossellini e sottoscritto da altri autori. Ecco, le parti di Tropici sul Brasile, che danno informazioni sul Brasile della metà degli anni 60, sono frutto diretto della visione di Rossellini, così come le parti appunto recitate, tra virgolette, sono quel cinema della realtà su cui Gianni Amico ha indagato più volte, un cinema appunto che in questo caso si unisce a quella che è la poetica e la forma del cinema nuovo brasiliano, quindi cineasti come Gustavo Dall, Glauber Rocha, e Paolo Cesar Saraceni, Leo Hirschman. E questo restauro, come Tropici è stato il primo film prodotto dalla Rai, siamo felici che questo film, che mercoledì scorso è stato proiettato al Cinema Ritrovato di Bologna, e ringraziamo ancora Gianluca Farinelli e il Festival per averci invitato a presentare la versione restaurata in digitale del film, che è quella che state per vedere, e questo è il primo restauro
integralmente realizzato all'interno della RAI, e ringraziamo RaiTe, che ringraziamo i tecnici del Salario 1 e soprattutto per quanto riguarda Fuori Orario Simona Fina, che ha seguito veramente dall'inizio alla fine il restauro di questo film, sia la parte estetica che tutta la parte burocratica. Va ringraziata anche la Cineteca Nazionale, vedrete un cartello all'inizio, perché è grazie alla Cineteca che siamo riusciti ad avere come copia reference le copie restaurate dalla Cineteca nel 2002 in occasione dell'omaggio a Gianni Amico del Torino Film Festival, l'omaggio con libro curato da Stefano Franciadicelli, ancora di Fuori Orario Cose Mai Viste. Il restauro della Cineteca Nazionale di Tropici fu voluto e realizzato da Adriano Aprà. Questo è ancora un modo per ricordare Adriano, forse, anzi sicuramente in autunno, inverno, dedicheremo un paio di notti a questo nostro amico, ma a quest'altro gigante, cineasta gigante della storia del cinema italiano, che è stato Adriano Aprà. E appunto Tropici è stato restaurato anche con l'aiuto della Cineteca Nazionale, che ha messo a disposizione i suoi materiali in 35 mm che a loro volta erano stati realizzati a partire dal negativo 16 mm che è depositato qua in RAI. Tropici dà il via a una stagione di produzioni RAI, produzioni a basso costo, spesso i film sperimentali, quasi sempre in 16 mm, ma una stagione che 10 anni dopo arriverà con Padre Padrone a vincere la Palma d'Oro a Cannes, ancora una volta grazie a Roberto Rossellini, presidente di giuria, che trova in quel modo l'occasione per ribadire ancora una volta che non c'è confine tra cinema e TV, ma che il cinema può passare attraverso la televisione e viceversa, cosa che lui aveva già messo in pratica, primo, come sempre, prometeico, come sempre, con India a metà degli anni 50. Grazie ancora a RaiTe, grazie a tutti i tecnici per questo restauro, e grazie a Olmo e Fiorella Amico per averci dato la possibilità di proiettarlo al Cinema Ritrovato e di lasciarlo su RaiPlay da domani. Buona visione.